Buongiorno a tutti, giovedì 7 febbraio 2019, video dal titolo Moneta coloniale, la Francia richiama l'ambasciatore a Parigi, ovviamente. E di che cosa parla questo video? Parla di un episodio che è successo oggi, in cui Parigi ha richiamato l'ambasciatore francese che era a Roma per lamentarsi sostanzialmente del fatto che il governo italiano abbia avuto, alcuni membri del governo italiano hanno avuto un incontro con i gilet gialli in Francia per esprimere solidarietà al popolo francese che, come anche altri popoli, si stanno svegliando e si ribellano alla dittatura coloniale bancaria. La cosa interessante è che nell'articolo della BBC si fa riferimento non alla polemica del franco CFA in Africa, ma si dice semplicemente che a gennaio la Francia aveva convocato l'ambasciatore italiano a Parigi dopo che Di Maio ha detto che Parigi non ha mai smesso di colonizzare decine di stati africani. In realtà, quello che appunto il governo italiano sta rimproverando alla Francia è il fatto di costringere l'Africa, gran parte dell'Africa, a utilizzare il franco CFA, che è una moneta francese e non è la moneta della sovranità, non è la moneta dei popoli sovrani africani. Allora, la cosa interessante è che questo argomento della politica coloniale ovviamente non riguarda solo la Francia, ma riguarda per esempio anche l'Inghilterra, e vediamo che è un testo molto interessante che si chiama British Imperialism and the Making of Colonial Currency Systems, cioè l'imperialismo britannico e la creazione dei sistemi di valuta coloniale. Era un libro che era stato completato nel 1988, ma è stato solo pubblicato recentissimamente nel 2017. Quindi si vede che proprio questo discorso delle monete coloniali è un tabù, perché ovviamente è un metodo occulto con cui si può controllare abbastanza facilmente l'economia dei paesi. Nella presentazione del testo sui sistemi di moneta coloniale britannici si legge, l'argomento centrale del libro è che il governo britannico ha organizzato sistemi monetari coloniali molto più a suo vantaggio che per quello delle colonie. La capacità del governo britannico di requisire le riserve finanziarie coloniali a Londra è stata fondamentale per consentire alla Banca d'Inghilterra e al mercato finanziario di Londra di evitare una serie di crisi. Tra le colonie britanniche, quelle con una maggioranza bianca o una grande minoranza bianca hanno ricevuto un trattamento più vantaggioso rispetto alle colonie non bianche maggioritarie, contribuendo al loro più rapido sviluppo economico. Quindi la stessa situazione che si registra in Africa con il franco CFA, cioè dove i bianchi hanno accesso al credito bancario e i neri, o insomma gli indigeni, invece meno o per niente. Quindi i sistemi sono gli stessi nei secoli, sia che si tratti dell'impero britannico, che si tratti del Belgio, della Germania, della Francia, ma anche in una certa parte da parte dell'Italia, pensiamo alla Somalia, dove appunto anche l'Italia imponeva la sua moneta nelle colonie africane. Quindi questa chiave occulta, ma ormai diciamo venuta a conoscenza del pubblico, del controllo monetario per controllare una nazione, è sempre stato usato sia nei secoli scorsi, ma più recentemente, per esempio, diciamo, la famosa guerra nei Balcani doveva servire per impedire che con la fine della Jugoslavia i vari stati, Bosnia, Croazia, Serbia, eccetera, potessero mantenere una sovranità monetaria rispetto all'Europa. Quindi che cosa è successo? In questo caso hanno usato una forma più raffinata di colonizzazione monetaria che consiste nel non imporre subito una moneta straniera come l'euro, come invece appunto già è stato imposto all'Italia e altri paesi, ma lasciare alle popolazioni indigene, Bulgaria, eccetera, la loro moneta, che
diciamo Bosnia, Croazia, la loro moneta originale, ma obbligandoli a un regime di currency board. Questo è un sistema più sofisticato dove io ti dico sostanzialmente: tu, Stato, puoi emettere il tuo dinaro, la tua corona, quello che è. Però devi avere il 100% di riserve in euro nella banca centrale. Quindi sostanzialmente in questo modo ti frego il 100% del signoraggio sulla tua emissione monetaria. E se non ci stai con le buone, facciamo la guerra nei Balcani, oppure facciamo la guerra come è stata fatta in altri paesi, sempre per o evitare l'emancipazione monetaria di un paese, oppure per potersi appropriare più facilmente delle risorse del paese medesimo. E per appropriarsi delle risorse di un paese, la cosa migliore è una moneta coloniale, come oggi, come in Grecia e in Italia con l'euro, dove prima si mette in difficoltà l'economia di questo paese, poi si obbliga a svendere i suoi beni pubblici con il famoso trucco delle privatizzazioni. Una volta era il paese indebitato, legato mano e piedi alla politica del grande banchiere dell'universo, quello in cui credono questi massoni banchisti. Ecco che dopo diventa un gioco da ragazzi depredare un paese attraverso le privatizzazioni senza che la gente si renda conto che gli portano via i loro tesori nella maniera più sfacciata possibile. Ecco, quindi questo discorso oggi con la Francia è arrivato a un punto di rottura. La Francia ha richiamato in patria il suo ambasciatore francese a Roma e speriamo che ci rimanga molto tempo perché tanto a noi non ci serve a niente. Quindi con questo vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video.